Buongiorno amici, bentornati e benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi il terzo video dove andremo a fare il secondo e il contorno per il menù di Natale interamente fatto con la tecnica della cottura a bassa temperatura con le ricette create dall'intelligenza artificiale. Andiamo a far spesa! Grazie mille, ciao. Ciao. Allora andiamo a prendere il petto d'anatra dal macellaio. Questo è un chilo. Ok. Te lo lascio confezionato o te lo apro? No, no, lasciala pure confezionata che ci penso io. Porto così? Sì, sì. Grazie. Ciao, buona giornata. Rientrati nella mia cucina e comprato tutti gli ingredienti necessari per fare questo secondo piatto e contorno, il nostro mitico runner con gli ingredienti stampati, la macchina sottovuoto, non ci resta altro che guardare la ricetta e iniziare a fare a bassa temperatura del petto d'anatra con le patate novelle e le baby carote. Procediamo. Cominciamo con leggere la ricetta. Condire il petto d'anatra con sale, pepe e timo. Metterlo in un sacchetto sottovuoto con un po' di succo d'arancio. Cuocere a 58 gradi per 2 ore. Secondo me 58 gradi per 2 ore è troppo. Cioè, sono troppi i gradi e poche le ore. Io sono abituato a farlo a 54 gradi per 3 ore. Quindi faccio come sempre fatto io, non ascolto per una volta l'intelligenza artificiale. Una volta terminata la cottura, rosolare il petto in padella per ottenere una pelle croccante. Ok, questo è normale. Preparare una riduzione con il succo d'arancia e il miele e servire l'anatra tagliata a fette con la salsa d'arancia. Ok, per condire le carote e le patate novelle con olio, sale, pepe ed erbe aromatiche. Bene, sigillare sottovuoto e cuocere a 85 gradi per un'ora e mezza. Poi, prima di servire, saltare lievemente in padella con burro per ottenere una leggera croccantezza. Ok, perfetto. Partiamo e iniziamo con il preriscaldare il runner come sempre. Accendiamo, gradi, facciamo, c'è poca acqua. Aggiungo l'acqua per arrivare al livello minimo e rimpostiamo tutto. Di nuovo, accendiamo, 54 gradi. Per 3 ore. Ok, partito il preriscaldamento, lo mettiamo qua da una parte. Iniziamo subito col fare il petto d'anatra. Allora, io solitamente il petto d'anatra vado anche a incidere la pelle e adesso vi faccio vedere come gli creo una sorta di rete nella pelle perché prende meglio i sapori e poi diventa più croccante quando è ora di andarla a arrostire in padella. Bello, veramente bello. Quindi lo dividiamo a metà, gli vado a fare questa, a incidere leggermente così la pelle per creargli la retina. Ok, facciamo anche l'altro. Li condiamo con sale, pepe e il timo. Sale, mi raccomando, quando facciamo sottovuoto, io ve lo dico ogni volta, non esageriamo con il sale, il pepe e tutti gli odori perché rimane tutto nel sacchetto, quindi i sapori si amplificano. Giusto poco. Poi prepariamo i due sacchetti. Come sempre andiamo a rotolare per non sporcare la parte dove va sigillata e quindi comprometteremo la chiusura ideale per il sacchetto sottovuoto e non si formerà il sottovuoto, ovviamente, cioè, perderà il sottovuoto più che non si formerà. E li andiamo a mettere dentro, uno per sacchetto. Poi dobbiamo mettere anche un po' di succo d'arancia, quindi adesso andiamo a fare anche il succo d'arancia. Questo lo teniamo qua. Prepariamo la macchina per fare il succo e prendiamo un arancio. Lo andiamo a tagliare a metà.
mi raccomando, non col coltello. Questo liscio, se non l'avete visto, ho fatto un video dove vi spiego qual è l'utilizzo di ogni coltello, ve lo lascio in descrizione qua sopra. Quindi con il coltello a sega andiamo a tagliare e creiamo il succo con la macchinetta. Qua mi raccomando, non esageriamo sempre, come ho detto prima, i sapori si amplificano in un sacchetto sottovuoto, quindi gliene aggiungiamo poco, un po' di qua e un po' di qua. Li rigiriamo e andiamo a chiudere sottovuoto. Terminata la sigillatura, come sempre andiamo a controllare che il sacchetto sia chiuso bene e attendiamo che il runner arrivi a temperatura e li mettiamo qua da una parte. Nel frattempo che aspettiamo che il runner arrivi da una parte, continuiamo a preparare la nostra salsina con le all'arancio. Per decorare io farei un po' di zest, quindi con un pela patate vado a tagliare l'arancio così, cercando di togliere il meno possibile il bianco che lascerebbe l'amaro. Quindi facciamo in questo modo, ne tagliamo qualcuna, meglio abbondare che ci rimangono piuttosto che farne pochi e dopo non decoriamo il piatto come vorremmo. Prendiamo un pentolino, ne mettiamo dentro un po' di acqua e le mettiamo a bollire per circa 2 minuti. Con queste arance qua le tagliamo a metà, sempre col coltello a sega, mi raccomando, per non rovinare la lama, e andiamo a ricavare il succo anche da queste arance. E andiamo a metterlo nel misurino e vedere se c'è la quantità giusta che ci serve. A noi ce ne serve, come detto, almeno 1/2 litro. E ci siamo, giusti giusti. E lo teniamo qua da una parte e dopo andremo a fare la riduzione del succo d'arancio per fare la decorazione del nostro piatto. Mi raccomando, tenete sempre pulito il tavolo dove lavoriamo, deve essere sempre tutto bello pulito, attrezzatura, tavolo, tutto pulito. Ci portiamo avanti il runner che è 45 gradi, quindi tra poco è arrivata temperatura. Nel frattempo che aspettiamo che bollano le scorze d'arancia per fare il zest, arrivi a temperatura il runner, possiamo guardare come mettere su le baby carote e le patate novelle. Quindi condire le carote e le patate novelle con olio, sale, pepe ed erbe aromatiche. Sono andato a prendere nel giardino rosmarino e salvia, apro le patate, le metto in una ciotola, un po' di rosmarino, le punte se sono belle le lascio perché le uso per decorare dopo, mettiamo la salvia. Queste uso le foglie, quelle più grosse, quelle più piccole le utilizzo per decorare dopo. Penso che bastino così. Tanto è arrivato a 53 gradi, quindi è quasi pronto. Sale, pepe, olio extravergine, partito. Immergiamo i fetti d'anatra e iniziano le 3 ore di cottura. Ce lo spostiamo di qua. Prepariamo il sacchetto sottovuoto per le patate e le carote. E andiamo a mettere dentro le patate. Lì non c'è specificato, però suppongo che sia meglio cuocere patate e carote in sacchetti diversi. Non ho mai visto nessuno, e comunque non ho mai provato neanche io a fare le cotture di 2 ingredienti così diversi, soprattutto di cozzatura. Quindi mettiamo anche salvia e rosmarino dentro e vado a sigillare sotto vuoto. Apriamo anche le carote. Queste sono veramente baby, confronto le patate, forse 1 ora e mezza per queste è anche troppo. Direi di scolare le nostre bucce d'arancio e poi andiamo a creare il zest. Patate sigillate, controlliamo sempre e le lasciamo qua da una parte. Le carote, io gli andrei a mettere solo qualche fogliolina di salvia, un po' di timo, sale, pepe, un goccino d'olio e le inseriamo nel sacchetto per il sottovuoto. Tiriamo su e chiudiamo sottovuoto anche queste. A posto, chiuse anche queste, controlliamo e teniamo qua da una parte.
Ora, nel frattempo che aspettiamo che si cuoce l'anatra e prima di buttare giù le patate e le carote, perché ricordiamo dovremmo rimpostare il runner a meno che non ne abbiamo uno. Io in questo caso ce li ho, però visto che dovrò servire in un altro momento vado a raffreddare il petto d'anatra, dopo vado a cuocere le carote e le patate e poi andrò a finire tutto il piatto. Quindi nel frattempo cosa possiamo fare? Possiamo fare la riduzione del succo dell'arancio per fare le guarnizioni e la presentazione nel piatto. Quindi ci serviranno il pentolino, il succo d'arancio, il miele, la gomma di guar e come ingredienti nient'altro. Le attrezzature le vedremo dopo. Quindi andiamo a mettere dei nostri 500 ml di succo d'arancio, ne andremo a mettere 250 qua. E 250 li lasciamo conservati qua da una parte. Poi ci servirà il miele, io penso un cucchiaino così, per questa dose qua basta, e lo mettiamo su nel gas con la fiamma non troppo alta, che lo andiamo a fare restringere poco a poco. Poi con un bilancino di precisione andiamo a pesare 4 grammi di gomma di guar. La teniamo qua da una parte un attimo, aspettando che qua cominci a restringersi. Questa ha cominciato a scaldarsi, vado ad aggiungere la gomma di guar. Se volete sapere come funziona la gomma di guar e dove si mette, tempo fa ho fatto un video dove spiego l'utilizzo della gomma di guar. Qua sopra in descrizione vi lascio il link. Giriamo, non vi preoccupate anche se fa i grumi, perché adesso spegniamo e lo andiamo a mettere nel bicchiere del blender. Poi aggiungiamo anche il succo dell'arancia che abbiamo lasciato da una parte prima, mettiamo tutto assieme. E lo andiamo a blendare. Controlliamo. Ok, amalgamato bene. Togliamo dal bicchiere del blender, lo mettiamo in questo bicchiere qua e lo appoggiamo in frigorifero. Tutto pronto, c'è rimasto solo da fare il zest di arancio per le decorazioni lì. Quindi andiamo a tagliare il zest d'arancio così, a filetti così. Nel frattempo ho messo su anche la padella a scaldarsi un po', in modo che quando abbiamo finito di tagliare tutto il zest d'arancio, la padella è pronta e andiamo a finirli. Anche questa ricetta, come le precedenti, potete prepararla nei giorni precedenti al Natale, in modo che arrivati quel giorno lì dovete solo fare le rifiniture, avete tutti gli ingredienti già cotti, dovete solo rifinirli, tutte le guarnizioni pronte e dovete solo andare a comporre il piatto e vi potete godere il Natale a tavola anche voi con tutti i vostri ospiti. Dopo questo video qua c'è rimasto solo il prossimo video, dove andremo a fare come dolce per Natale le pere al vino rosso e andremo a scoprire finalmente quanto costa un menù fatto in anticipo con tutte queste leccornie e bontà, menù di Natale per 4 persone. Ed ecco qua che abbiamo finito di tagliare anche questi e appoggiamo qua, mettiamo un pezzettino di burro e mettiamo giù il zest, li scogliamo per insaporirli un po' col burro e renderli più lucidi. Prendiamo uno, lo assaggiamo, buono. A questo punto sono fatti, teniamo, li mettiamo in una ciotola e anche questi in frigo. E ora non ci resta che attendere la fine della cottura del petto d'anatra, che mancano ancora 2 ore e 13, per poi cuocere le patate e le carote e andare a comporre il piatto. A più tardi! Siamo quasi arrivati a temperatura, quindi ci siamo preparati la nostra vasca con la soluzione acqua e sale e abbiamo messo dentro i ghiacci, in modo da fare abbassare la temperatura più in fretta possibile ai petti d'anatra, perché lo andremo a cucinare in un secondo momento. Terminato. E quindi li andiamo a tirare via e li immergiamo immediatamente in acqua e ghiaccio. Poi rimpostiamo il runner a 85 gradi per 1 ora e mezza per le verdure e lo facciamo partire. Bene, aspettiamo che arrivi a temperatura. Nel frattempo questi li teniamo qua da una parte, li facciamo raffreddare e poi li appoggiamo in frigo. Quasi arrivato a temperatura,
ho deciso di mettere giù solo le patate al momento per un'ora e mezza, perché secondo me le carote è troppo. Dopo mezz'ora che stanno cuocendo le patate, aggiungo le carote e gli do solo un'ora alle carote. Ecco, e buttiamo giù le patate. Aspetto mezz'ora e poi butto giù anche le carote. Sono passati circa 30 minuti, buttiamo giù anche le carote. Facciamo finire la cottura. Siamo quasi arrivati a fine cottura anche per le patate e le carote, manca qualche secondo. Nel frattempo ci siamo preparati la solita bacinella con la soluzione salata e il ghiaccio. Ecco qua, finito. Apriamo, come sempre mettiamo a raffreddare immediatamente. E poi li andremo a rigenerare quando è ora di presentare il piatto. Per questa settimana è tutto. Non perdetevi la prossima settimana la composizione del piatto. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!